Come voi tutti sapete, questa montagna sul lato sinistro del bacino di invaso è il Toc. Questa linea bianca a forma di M indica l'estensione della frana. Sono circa 2 chilometri di frattura. E a mio parere non ci sono dubbi. Il piano di slittamento è molto profondo e interessa tutta questa parte della montagna. Mi scusi tanto, dottor Semenza, ma questa sua diagnosi personale mi sembra molto pessimista. Pessimista è il meno che si possa dire, caro Biadene. Mi dica, Edoardo, suppongo che lei possa anche fornirci una sua stima del volume di questa ipotetica massa di frana. Ebbene, secondo i nostri calcoli, la massa di cui parliamo si può valutare sui 200 milioni di metri cubi. Con ogni probabilità è quanto rimane di un'antica frana preistorica, ormai completamente sedimentata. Per quanto noi ne sappiamo, potrebbe star ferma in questo punto per altre migliaia di anni, a meno che... A meno che? Qualcuno adesso non cominci a bagnarle i piedi. Insomma, quando comincerete a invasare, e quindi il livello del lago aumenterà, l'argilla che si trova al di sotto della frana farà come da lubrificante, e se il piano su cui c'è la frana è inclinato, allora a questo punto potrebbe anche stancarsi di stare ferma e decidere di venire giù. Se ho capito bene, lei non è sicuro che il piano sia inclinato. No, allo stato attuale delle nostre ricerche noi... Perciò, se invece di essere inclinato fosse concavo, la frana allora starebbe ferma. Sì, io penso di sì. Visto? Che facciamo? Mandiamo al ministero una relazione che dice che la diga era meglio non farla? Dal Piazza, lei che ne pensa? La frana, se c'è, riguarda soltanto alcuni strati di sfasciume superficiale. Al massimo può avere uno spessore di 20-30 metri. Al di sotto è roccia compatta. Dunque, secondo il suo parere, non c'è alcun pericolo? Direi che, allo stato attuale delle cose, no. E lei è pronto a mettere tutto nero su bianco? Certamente. Va bene. E allora mandiamo al ministero la relazione del professor Dalpiazza. Bene. E con Edoardo me la vedo lui.